Shut what you want, I got what you need. I'm all the way. Che cosa c'è? Non ti piace il freddo? Oggi dobbiamo uscire. Abbiamo un rituale da compiere, tu e io. Ecco. Metti questa. Apparteneva a mia figlia. Oggi pronuncerò il tuo nome, piccola. Ma la dea lo ripeterà? Di solito è la madre a fare l'annuncio. Se solo l'avessi. Parteciperebbe tutto il villaggio e ci sarebbero anche le matriarche. Ma noi siamo emarginati. Seguiamo i rituali della tribù, altrimenti diverremmo come gli infedeli predecessori che voltarono le spalle alla dea. E per questo furono condannati. A noi è rimasto lo splendore del creato. Bestie di aria. Acqua, terra e acciaio. Un conto è cacciare una bestia, ma con le macchine è un'altra cosa. Devi essere umile e rispettare il loro potere. Te lo insegnerò un giorno. L'alta matriarca Tirsa. Cosa ci fa qui? Vuole forse impedire il rituale? No, 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 in piedi. È quasi il momento. Eh sì, certo, puoi parlare con me. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata. Ma siamo emarginati. Tu per scelta e lei, beh. Sono un'alta matriarca e benedico chi desidero. Bene, ci onori. Sì, sì, vai, è tempo della pronuncia, è ora. Oh madre, ti invochiamo per dare un nome a questa bambina. Che il tuo amore possa scaldarle la vita come il sole scalda la terra intera. Pronuncia il suo nome. Aloy! Che il suo nome sia benedetto. Smettetela subito! Che cosa hai fatto? Ho benedetto il nome della bimba. Donna scellerata, quella bambina è una sciagura! Cosa ti ha detto sulla sua nascita, emarginato? Rispondi! Ho fatto come mi avevate chiesto. Crescerla, sì.
Nessuno ha parlato di amore. Ora basta! E tu, benedirne il nome come se fosse una dei... Conosco i miei doveri verso loro e te. Senza consultarci. Sono qui. E dovunque andrai, ti seguirò. Sapevi esattamente ciò che stavi facendo. Benvenuti su una nuova serie Horizon Zero Dawn. Ho finito l'altro giorno Watch Dogs 2 e attualmente voglio iniziare questa nuova serie Horizon Zero Dawn. È uscita da qualche mese, lo so, però non ho ancora giocato. E l'idea è quella di... Intanto è cresciuto, siamo cresciuti. Di giocarla e vedere un attimo. Ho cercato di non spoilerarmi nulla di quello che è questo gioco, anche se è uscito da un po', perché lo aspettavo con trepidazione, ecco. Intanto siamo cresciuti, Aloy è il nostro personaggio, questa ragazza, questa bimba ancora. Oh, ma quante belle bacche! Sei un bravo raccoglitore, vero piccolo Bast? Ora va a trovarne ancora un po', hm? Ben fatto, che bravo ragazzo. Bambini, venite con me. È un'emarginata, bisogna ignorarla. E la Madonna, che abbiamo fatto di male? Ecco. Oh. Ti guardano malissimo. Andiamo. Ok, abbiamo preso finalmente controllo del gioco. Dobbiamo entrare nella caverna. Questa penso. Il primo impatto del gioco che... Ma posso farcela. Punto di vista grafico è straordinario. Ok, così si alza e si abbassa. Adesso praticamente sarà la missione tutorial sostanzialmente, immagino. Del mondo di metallo. Uno dei luoghi antichi. Mondo di metallo. Rossi, non voglio che vada in posti del genere. Ma devo trovare un modo per uscire. Vabbè, un'uscita. Vabbè, comunque, parliamo un attimino del gioco. Io ho cercato di non spoilerarmi nulla. In quanto so soltanto che... ecco qua un'uscita. So soltanto che siamo in un mondo post-apocalittico e le persone sono tornate a vivere con arco e frecce, ma che comunque c'è della tecnologia. Come vedete, questa zona qui, abbandonata chissà da quanto tempo, è comunque una zona abbastanza... che era tecnologica, comunque costruita dagli umani chissà quanti anni fa. Nel frattempo stiamo correndo all'interno di queste caverne. Una persona morta. Le immagini... Allora, esamina lo strano dispositivo. Le immagini sono fantastiche. Una mummia ormai, con un chip tecnologico sembra.
attaccata alla testa. Ecco, come vedete, sicuramente la tecnologia esisterà in questo gioco, in quanto sembra un aggeggio parecchio tecnologico e soprattutto funzionante, nonostante sia lì, insomma, la persona mi sembrava morta da parecchio tempo. Che è sto robo? Luci. Sono ovunque. Ma come ci riesce? Ok, praticamente con R3 è un po' come... Penso che sarà il nostro strumento tipo come quello di Assassin's Creed o di Watch Dogs 2, che ti permettono di, schiacciando R3, di vedere delle cose tecnologiche, comunque dei segreti, o dietro le porte, dietro i muri, insomma. Robe così. Allora, vabbè, troviamo la via di uscita senza utilizzare sto robo. A meno che ci serve. Capire come funziona, ma penso sia quella la metodologia. Una porta di metallo chiusa. Magari questo dispositivo può aiutare. Ah, ecco. Uso il dispositivo per esaminare la stanza. Una forma. È collegata alla porta in qualche modo. Qui non c'è nulla. Ok, vediamo di capire cosa dobbiamo fare. Conduttore di platino rinforzato. Questo cos'è? Nucleo di codici. Ah, che però sta dietro, ecco lì. Ok, ci fa vedere che sta dietro. E noi penso che dobbiamo andare dietro se possibile. Eh sì, infatti ci sta guidando lì, penso. Esatto. Allora, ruota o l'osservatore in senso antiorario, ruota in senso orario. Dipende, vediamo cosa dobbiamo fare. Ha cambiato colori. Torna alla porta, perfetto. Ok, quindi sì, è sostanzialmente una specie di strumento che ci permetterà o ci permette di vedere queste cose tecnologiche anche oltre i muri. Ok, apriamo la porta. Abbiamo sbloccato la porta grazie a questo strumento tecnologico. Ok, scavalcare, non so se scavalca, vabbè, giriamo così. Tanto ci spiegherà tutto in questo tutorial, penso, tasti e compagnia. Devo un attimo ambientarmi, ma per ora mi sembrano tutto abbastanza facile. Questo esamina il dispositivo. Ok, sempre schiacciando R3. Che è proprio dietro di te. Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì. Mostramelo. Mostramelo di nuovo. Che posso fare? È proprio dietro di te. Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì. Buon compleanno, Isaac. Papà vuole molto bene al suo ometto. Ok, sono un po' stranito, nel senso che... Aspetta che cerchiamo di aprire. Porta blindata ultra resistente. Sigillo intatto. Ci sarà da qualche parte una metodica per aprire. Allora, aspetta. Ah, c'è un varco, ok. Sono rimasto un po' strano per quanto riguarda questo ologramma, nel senso che sembra un ologramma normalissimo di una persona che fa gli auguri a suo figlio nella nostra epoca. E quindi chiaramente per loro è il passato, però non si capisce dalla situazione che vedo qui. È passato tanto tempo, ecco. Però chiaramente, giustamente, attualmente non capiamo molto di quello che succede. Ora sto semplicemente seguendo. Sento Rost che urla. Mi ha trovato. Rost mi ha trovato. Eccolo qua, dai. Sono qui. Si è lodata la madre. Forza, su, prendi la mia mano. Quel posto non fa per te. Andiamo.
Certi posti sono proibiti, Aloy. È che ci sono caduta. Sono del mondo di metallo. Che cos'hai sulla faccia? Niente. L'hai trovato là sotto? No. Dallo a me. No. Aloy, queste cose sono pericolose. No! Non capisco se lui sa o non sa cos'è quella roba che abbiamo lì. Cioè, se conosce un po' questo mondo di metallo o se lo vede come una cosa bene, da cui stare lontani e basta. Se vuoi sgattaiolare lontano da casa, allora devi sapere come sopravvivere. Vieni, Aloy, a casa. Ma da domani imparerai come si caccia. Ok, quindi penso che ci lascia quell'attrezzo. Intanto noi stiamo giocando con... esatto. Ma lui sa o non sa? Non capisco questo. Voglio... Deve dirmelo. Che cosa significano? Che c'è Ross davanti. Guardalo. Arco. Bello. Mi sa che ci insegna a cacciare, basta, quindi. Basta parlare con... Il tutorial lo gestisce Ross. Scendiamo a valle adesso. Seguimi. La natura può essere pericolosa, Aloy. Devi starmi vicino e fare come ti dico io. Lo so. Aloy, sei ancora tutta graffiata per la caduta di ieri. Partiamo da questo. Prendi questa sacca medica, ti mostrerò come riempirla. La vedi, questa pianta? È la salvirama. Raccogli le bacche e mettile nella sacca. Bene. Ora mangiale. Sono amare, ma possono salvarti la vita. Tieni la tua sacca sempre ben fornita di bacche, fiori e piante medicinali. Dove siamo? Questa valle è solo una parte dell'abbraccio della madre. Abbraccio? La tribù Nora protegge queste terre e tiene alla larga le macchine più pericolose, di solito. Lungo il fiume troveremo una mandria di macchine e ti insegnerò a cacciare. Sono pericolose. Tutte le macchine sono pericolose, Aloy. Bisogna rispettare il loro potere. Ma io ti starò vicino. Aloy, arriva una macchina. Abbassati e seguimi nell'erba alta. Guarda, ora sta giù. Sono piccoli. No, Aloy. Quelle macchine sono le vedette. Dovrai imparare a eludere il loro sguardo se vorrai sopravvivere nella natura. Te lo mostro. Ascoltami e fa come me. Resta ferma. Aspetta che passi. Ora resta giù e seguimi nel sentiero fino a quell'erba alta. Abbassati è più sicuro che farlo in piedi. Aspetta. È spettacolo, sembrano vere ste piante, questi fiori dove siamo nascosti, queste erbacce con i fiori.
Bellissime, devo dire. Quella era l'ultima. Proseguiamo. Come fai a sapere che erano solo tre? Non è che c'è anche lui il robottino che gli dice quante sono le macchine. Sei stata brava. Non ti hanno visto né sentito. Sta vicino, la mandria dovrebbe essere più avanti. Ok. Ci ha spiegato come funziona l'indicatore di furtività e come ci si nasconde. Qui c'è un ragazzo che si arrampica. Chi è? Ignoralo. Perché è lassù? Ci sta sorridendo. Deb! Forza, torna indietro! Deb! Sì, c'è il sorriso. Ignoralo. Siamo emarginati e lui fa parte della tribù. Forse a lui non piace la tribù. Allora è un pazzo. Perché siamo emarginati? Ora, proviamo la mandria. Seguimi. Poi, cosa ha fatto Aloy di male? Mi sembra che, insomma, da piccola non è che poteva combinare questi grandi danni. Qui c'era qualcosa da raccogliere. Tac. Buono. L'ho perso. Eccolo qua. Ecco, li vedi? Si chiamano corsieri. Ha! Via! Oh, oh. Come via? Prima mi fai nascondere. Ah, questi sono diversi. Sono dei cavalli questi. Per mostrarti che alcune macchine si spaventano facilmente se ti vedono, scappano. Dovrei avvicinarti furtivamente. Tranquilla. Li ritroveremo più avanti, nella valle. Vedrai. Va bene. Ma qua quanta roba. Ora voglio che trovi dei sassi che ti stiano nel palmo della mano. Perché? Fai come ti dico e raccogli i sassi, Aloy. Ti farò vedere come usarli. Bene. Vanno bene. Ok, li ho raccolti, erano questi. Oh. Come raccogliere qualcuno in più, no? Si sa mai che poi... Sì, ma non è che puoi correre così, giovane. Maledetto. Che è sto fagiano? Più veloce di me, fagiano. Ok, premi R3 per scattare. Questo è lo scatto di Aloy. Basta perdere tempo. Ecco la mandria. Bene. Non è che è una bambina ancora. Ora facciamo qualche sasso. Ma i sassi non fanno nulla alle macchine, no? No, ma le distraggono, attirandole in trappola. Quella vedetta, per esempio. Occupiamocene. O allerterà la mandria e la farà fuggire prima che possiamo avvicinarci. Allertarla? E come? Le macchine si parlano, Aloy. A meno che non vengano messe a tacere. Tu resta qui sul crinale. Al mio segnale, lancia i sassi e attira la vedetta verso di me. Aspetta il mio segnale. Allora, tieni premuto e mirare con il sasso. Ok. Ops, no, lo devo lanciare. Aloy, lancia un sasso verso di me. Ma dove sei tu? Lì. Io non lo vedo lui, raga. Sì, l'ho lanciato un quarto d'ora dopo io. Ispeziona la preda, ti insegno a costruire le frecce. Sì. Ispeziona la preda, Aloy. Fai attenzione. Ok, praticamente rubiamo delle cose alla macchina. Ispeziona la preda, Aloy. Fai attenzione. Stiamo rubando delle parti meccaniche? Bene. Ora recupera i rametti di legno crinale dalle piante laggiù. Ok, basta, non dovevo farglielo ripetere 6 volte. Questi sono i sassi che ho lanciato. Cosa devo recuperare? Bene. Vedo che hai già raccolto dei rametti di legno crinale. Usa i rametti come asta della freccia e i frammenti di metallo. Raccogli il legno crinale.
Tieni premuto L1 per aprire la ruota delle armi. Bene, non resterai mai a corto di frecce se sarai in grado di fabbricarle. Ok, abbiamo creato delle frecce. Sì. Adesso proviamo quelle frecce. Seguimi. Ok, va bene. Grazie del consiglio, Z. Qui, resta bassa nell'erba e fai silenzio. È ora di fare la tua prima uccisione, Aloy. Basta di me. Sei tu la belva, Rost. Una delle macchine più deboli. Ma anche una macchina debole uccide un cacciatore. Se non fa attenzione. Con una freccina spacchiamo sto robo. Ma ci sono anche dei punti deboli. Come il suo occhio. Ne vedi altri? Sposta il reticolo sul nemico per esaminarlo. Identifica i punti deboli del corsiero. Quali sono i punti deboli? Serbatoio di vampa vulnerabile. Poi? L'unico punto debole è questo, quindi quel serbatoio qui. Il serbatoio sulla groppa è un punto debole. Sì. Come l'hai indovinato? Ok, penso di averlo fatto. Il dispositivo me l'ha mostrato. Quel giocattolo. Ora basta giocare. Ora abbatti per me. Me l'ha detto il dispositivo. Mira l'occhio al serbatoio. Se parte alla carica, prepara il giocattolo. Aiuta, ragazzo. Come faccio? Serbatoio. L2. Continua a colpire. Ancora, oh. È morto. Ma io l'avevo preso bene nel serbatoio, non è? Pensavo morisse al primo colpo. Sei stata brava oggi, ma hai molto da imparare. Domani continueremo. Cos'è stato? Il ragazzo, quello sul sentiero degli audaci. Direi. Vieni, Aloy, presto. Ma un po' più veloce, non riesci ad andare. Qua c'è la corrente. Già sei lenta. E lo sto seguendo Rost, ma va troppo rapido. No, adesso stiamo recuperando terreno. È stanco Rost, è vecchio. Forza, forza, forza. La musica sotto di sottofondo è molto bella e le immagini sono straordinarie, cioè sembra di essere dentro il gioco. Non so se rende l'idea, penso di no, non rende l'idea dal video, ma dal gioco è pazzesco, dalla TV. È questione di tempo prima che le macchine. So che ci fanno vedere come se lo sbranano. Ma se colpissi, spaventerei la mandria e finirebbe travolto. Ma io vedo quali strade prendono. Basta con queste storie. Ascolta, posso intrufolarmi. Non lo farai. Aloy! Ma mi ha strappato l'arco? No. Sì, non ho l'arco in mano, ce l'ha lui. Cioè si è appeso all'arco, l'unica cosa che mi serviva. Eh sì, non ce l'ho l'arco in mano. Allora, che facciamo? Premi R3.
Allora, per capire quando è il momento giusto per muoversi, esamina la vedetta con il focus per svelarne il percorso. Ah, guarda qua che roba. Ci fa vedere il percorso. Devo muovermi piano e in silenzio, così potrò superarli. Ok, non so bene quando passare, nel senso che ci proviamo ora. Eccolo là. Perfetto, intanto raccogliamo sta roba qui. Ecco, potevamo passare 30 volte secondo me. Però possiamo passare anche ora appena va di là. Ok, bisogna passare con molta cautela, sennò ci vedono queste macchine qui. Dov'è ragazzo? 10 metri qua non c'è più nulla. Non è qua ragazzo proprio. Sei ferito, pezzo di merda. Ehi. Che? Oh, ma come? Seguimi. C'ho il trucco, zio. Se ma stai zitto magari non ci sentono, eh. Com'è possibile? Muoviti, seguimi senza rompere le scatole. Ce l'abbiamo fatta. Frost ci ridà l'arco che forse non doveva strapparci all'inizio, in quanto forse avremmo potuto anche combattere. Non è un giocattolo. Eh no, che non è un giocattolo, te lo dico da quando l'ho preso. Non mi ascolti. Aspetta, che la madre vi benedica. Vi benedica entrambi. Aia. Lei mi ha salvato. Io volevo... No! Serra le labbra. Serra le labbra. Sono entrambi emarginati. E lei... Bellissime terminologie. Senza madre. Vieni ora. A cuore della madre. E tu? Quel ragazzo non doveva parlarci. Contro la legge tribale. Ora andiamo a casa. Vieni. Conosco la strada. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Sta lontana senza madre! Ah.
Ok, quindi possiamo prendere delle decisioni, delle scelte morali nel gioco, in quanto qua avevo l'opzione di cosa poter fare. Noi e non possiamo. Ho respinto il sasso lanciandoglielo dietro, perché insomma, mi tiri un sasso ti rispondo legge del taglione. Se mi lanci un sasso te lo ritiro indietro. Cacchio, ci ho anche preso. Stai sanguinando. Fammi dare un'occhiata. Forza, sta ferma. Ci penso perché? Io. Perché? Perché sono stata emarginata? Aloy, non è il momento. Un po' in ritardo il doppiaggio. Chi con l'audio, devo mia dire. Madre? Aloy, ne abbiamo parlato. Non ci è dato sapere. Eri una neonata quando le matriarche ti hanno data a me. Quindi le matriarche lo sanno? Non è così semplice. Ma lo sanno? Aloy, siamo emarginati. E come faccio a farmelo dire? Dalle matriarche? C'è un modo, forse. Allora dimmelo! Sarà pericoloso. Come? Ci vorranno anni di addestramento. Non mi importa! Come posso fare? Dimmelo! La prova. Il rito di passaggio della tribù. E ogni anno chi la supera diventa un audace. Ma a chi la vince, le matriarche danno un premio. Premio? Sì, qualunque cosa desideri. Allora lo farò. A tutti i costi. Vincerò la prova. Bene. Allora dovremo prepararci. L'addestramento sarà duro e ci vorranno anni. Addestramento? Sì, seguimi. Capito che c'è un addestramento che Aloy sta intraprendendo per far sì che sia pronta poi a sostenere una prova che viene fatta annualmente, che praticamente permette di poter vincere in premio ciò quello che desideri. Quindi penso la risposta alle domande o il fatto appunto di poter entrare all'interno di questa tribù vincendo la prova. Adesso vediamo un attimo come va a finire. Comunque Aloy sta crescendo, si sta allenando, si sta addestrando, sta utilizzando il suo dispositivo. E vediamo se ci farà fare ancora delle missioni con Aloy così giovane o se invece passeremo direttamente ad Aloy grande, come è insomma in copertina e come è in tutti i trailer che ho visto fino ad ora. Vediamo, perché qui per ora sta facendo tutto lei. Sta addestrando a saltare, fare, lanciare le frecce, costruire cose. Poi c'è sempre Aloy che lo aiuta, che Rost che lo aiuta. Su, forza, forza. Eccola qui. Ha risposto subito alla nostra domanda. Già cresciuta. Questa è la Aloy, diciamo, da copertina. E quindi il personaggio che utilizzeremo noi durante l'intera avventura. Che sembra essere parecchio più agile rispetto alla bambina che abbiamo utilizzato adesso. Ok, io direi che per questa prima puntata è tutto, sono abbastanza curioso di capire un po' come funziona questo mondo post-apocalittico, cosa dobbiamo fare, perché siamo emarginati, chi è nostra madre, cos'è questa prova, cos'è il metallo, il mondo del metallo, cos'è quel robo che abbiamo nell'orecchio, insomma, tutte queste domande. Diciamo che per questa puntata abbiamo fatto questo tutorial sostanzialmente, dove vabbè, adesso siamo cresciuti, siamo grandi, adulti, vaccinati, e vediamo un attimino di scoprire nel proseguo tutto il resto dei segreti di questo gioco che sembra promettere molto bene. Io direi che quindi possiamo salutarci, un saluto, alla prossima puntata, mi raccomando non fartelo raccontare.